Parliamoci chiaro. Questa settimana il nostro esperto ci aiuta a fare chiarezza sulla crisi di governo appena superata. E è semplice che lo governo dell'Italia se ne è combattato perché per de notte è andato da D'Alema e ci ha detto: mi dispiace, io non mi aspettavo che io che venga in terra, è una squadra difficile e ora dobbiamo fare lo sparacchio contro la Bielorussia. Non sono d'accordo, signor Paolo De Cuore, questo è giornalismo scandalo di Cristian Piero, che è un bravo centravanti ma le davanti da solo è un cacorcio. Pubblicità, sogno io, cocconino, e quando tu dici che è bianco, che più bianco è meglio. Silenzio, parla Agnelli. Ma arriva Gigi Mazzurca che dice: io la notte non riesco a dormire, di Pier De Nando Casini che dice: per mia è tutto un ciuccio. Arriva Scarfaro che dice: l'Italia è un invisibile, bisogna rifare lo governo della fiducia. Pubblicità, quando passa Mastronino che volete che ci vede. Silenzio, riparla di nuovo Agnelli, ma la colpa sei tu e che può darsi anche di più. Roscopo della settimana: tensione, che c'è tensione, tensione, perché la tensione è tenziosa. Arriva per di notte e dice: mi dispiace, io non mi aspettavo più che Pier De Nando Casini. Dice: è tutto un ciuccio, lo dico, lo ridico, di Marco Padella, che vuole fare un referendum sulla prorogazione della proroga. Pubblicità, sogno io, cocconero, no, sogno Corrado della Corrida, sogno Mario Buongiorno e sogno per di notte, che mi dispiace, è tutto mangia mangia, non si fa più niente. Arrivederci. Signore e signori, sogno io, Gaia. Scusate, tutto al più sogno io, Gaia. Ehi, vedi di cagarmi quando parlo. Ehi, vedi di cagarmi quando parlo. Ma che sta succedendo? Vedi di cagarmi quando parlo. Ma che succede? Ma che è sta cosa? Ma che fai? È il mio cantante preferito, Fabio Rovaroni. Vedi di cagarmi quando parlo. Ma metti via quel CD, non possiamo fare pubblicità. E poi cerchiamo di elevare un pochino il livello musicale. Passiamo al nostro studio di registrazione. È pronto il capolavoro? Metti via. È pronto? I'm a baby girl in a baby world. Scusa, scusa, it is fantastic. Che cos'è? Cos'è sto balletto delle brutte oche? Hai parlato al pizzeraio magico. Allora, vi schiferebbe mica iniziare? Inizieremo quando le galline urineranno, caro. Io ho comprato una fionda delle biglie di ferro, le adopero. No, guarda, ti faccio questa solo e la seguo via. Dai. Segovia! Segovia, da no, buona lista chitarra. Guarda che noi siamo state le chitarriste di Max Pezzali, sai, pirla, so come si usa. Ecco. Molla lì, dai. Ecco, adesso non va perché non è amplificata, comunque. Che squisitissima testa di nulla. Parlato. Adesso? Ma non vedi che stiamo registrando, minchione? Max! Ciao ragazze! Vecchio scarafone, quanto tempo è passato! Come va la vita? Oh, bene! Sai che tu sei sempre stato il nostro cantante preferito! Ma non vi piace Ligabue? L'odore! E anche come cavalca il cavallo delle brache! Sì, vabbè, cosa faccio? Porto il tè coi biscotti? Sì, anche i credenti del testolino bianco se li trovi! Comunque anche tu sei un bel tronchetto della felicità, sì, eh? Sì. Assomiglia al Jolly di Batman! Stesso occhio da pazzo! Di quella volta che con una schitarrata ti abbiamo mandato in corto tutto l'impianto? E sì, e tu ci hai bastonate col basso elettrico per più di un'ora. Sì, sì, mi ricordo. Sì, è lì che hai perso la bussola, poi cantavi: no, so dove sei, sei un mito. Tu sì che sei famosissimo. Sai che tutti i giorni su tutti i giornali scrivono le tue temperature? Vero, ieri a Roma facevi max 18 gradi e a Bologna solo max 13, come mai? Senti, ma non ti mancano i nostri bei coretti calanti come i mutandoni della regina Vittoria? No, no, no. Allora chiedi scusa, Willem, sbatti 4. Schisa, so che è soltanto un'altra schisa. Geometra Meneghetti, ma lei ha mai avuto la tentazione di drogarsi? Di drogarmi mai, di entrare nel business qualche volta. Vabbè, comunque vediamo quali danni può provocare la droga all'interno della famiglia. Ciro Sapere questa settimana affronta il delicato problema della droga all'interno della famiglia. Il mio papà ha proprio un bel carattere, perché quando arriva a casa arrabbiatissimo, gli basta una sigaretta e passa tutto.
Novo monocrais. Novo monocrais. Il mio papà ha un hobby. Tutte le sere smonta e rimonta le sigarette. Non si sa mai cosa ci mettono dentro, eh? A me la minestra non piace. A mio papà invece piace così tanto che il dado lo mette anche nelle sigarette. C'è dentro la carne, eh? Il mio papà fa collezione di pipe, ma non usa quelle storte che sono difficili da pulire. È furbissimo il mio papà. Bravo, dai, va a giocare, dai, che papà c'ha da lavorare. Su, su, via. Nella mia cucina c'è odore d'arrosto anche se la mamma non ha cucinato niente. Trova un po' di tempo per tuo padre. Non pensare solo a giocare. Tuo papà ha bisogno di te. Adesso che siamo su, ma lo puoi dire? Ma perché l'hai lasciato? Ma chi ti dice che lo potevi lasciare? Chi te lo dice che lo potevi lasciare? Buzzone, ignorantone, credendone, maledetto, fatela far uscire! Ma chi siete? Ma di che classe siete? Andatevene a far un giretto pure voi! Fatti un giretto! Fatti un giretto! Fatti un giretto! Che m'hai lasciato! Brava! Complimenti! È facile, uno arriva e dice ti lascio, eh? E hai avuto anche la faccia marcia di dirmi guarda Fede, io ti lascio, te lo dico, ma mi sento che mi scoppia il cuore. Purtroppo no, e invece a me mi sta scoppiando il fegato a forza di bere aperitivi per far scendere la carogna che c'ho sempre sulle spalle. Che almeno mi avessero fatto un libro, l'allevamento della carogna. Saprei come fare, e invece così non so come fare a farla scendere e mi tocca bere. Che c'è solo una persona che più di te mi ha fatto salire la carogna nella mia vita, una sola tanto. Sai chi è? Tua madre! Io tua madre non l'ho mai sopportata! Tua madre è una che tutte le volte che la vedo me ne salgono, delle volte sale la carogna e porta anche un amico quando vedo tua madre! Che mi faceva, oh guarda Fede, sai che tu sei proprio uno di casa! Sai Fede che tu sei proprio uno di casa! Sai Fede che tu sei proprio uno di casa! Ah sì! E se sono di casa perché al matrimonio di sua sorella mi ha messo al tavolo col fotografo! Eh? Che l'ultima volta che ho visto tua madre stavamo ancora insieme io e te, eravamo fidanzati io e te, io un giorno incontro la contessa Badessa, la vedo e quella lì mi fa Belan Fede, ma quella bambina lì me la devi far tornare a casa ogni tanto, non può mica dormirmi fuori tutte le notti, scusa, ha anche bisogno di stare un po' con i suoi genitori, che io ci ho detto guardi signora che io e sua figlia non abbiamo mai dormito. Che se non vieni qua a spiegarmi dove c***o eri, io sai cosa faccio? Ti rimango qua con la carogna e io tengo il respiro finché non muoio, se non ti presenti qua. Grazie! Signora Ignazia, per lei sono più importanti i soldi o la cultura? I soldi? Ma no! E no! E noi invece a Ciro abbiamo avuto la cultura. Buonasera e benvenuti alle lezioni di elettrotecnica Meneghetti. Dunque, prendiamo un circuito puramente ohmico resistivo, alimentato 5 volte in continua. Si calcola la corrente passante in ciascun ramo della maglia tramite il calcolo della R totale. Come scusate, potete... interrompo un attimo, una collega di scuola, una supplente. Sì. Di ruolo, precario, cos'è? Precaria. Ma sei precario, non te l'hanno data la cattedra? No. Ma chi ti dice? Chi te lo dice che non te la possono dare la cattedra? Preside della mia scuola! Buzzone! Ignorando! Guarda, non avete nemmeno i soldi per Versessi, avete dato! Ma siamo a scuola, ignorando! Ignorandone! Buzzone! Buzzone, ignorandone! Pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio. Pessimismo. Guarda, Peo, c'è un portafoglio. E dove? Sotto quella cacca. Pessimismo e fastidio.
pessimismo e fastidio, pessimismo, fastidio, pessimismo e fastidio, pessimismo e fastidio. È di nuovo con noi Gaia De Laurentiis. Sono io, è lei. Bentornati al Greatest Hits di Ciro. È l'ora del momento più intenso di questi mesi di Ciro, il collegamento con lo spazio. Ragazzi, sì. Televisioni Koleginski. C'è un collegamento con la televisione. Televisione. 3. 2. 1. Collegati. Ciao ciao. Salutanie patronie. Voglio salutare mia madre. Salutonie condominieschi San Pietro Micca al 13. Voglio salutare il condominio di via San Pietro Micca al 13. Voglio salutare mia moglie Natascia. Salutonie Natascia Mugliesca. Anch'io voglio salutare sua moglie Natascia. Anch'io voglio salutare sua moglie. Conoscete mia moglie Natascia? Figli di una renna. Avaria. Avaria.